Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti per un incontro a cui tenevamo molto come Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, perché fonda un po', insieme ad altri temi, la nostra identità. Chi va a leggere il Chi siamo, tipico dei siti istituzionali che descrivono un po' l'identità delle varie organizzazioni, legge tuttora che l'aperta professione di fede morale e politica nella democrazia, nella costruzione di una società aperta, rende la CCDC sempre libera da ogni dogmatismo o fanatismo politico, perché la democrazia ha bisogno prima di tutto di uomini capaci di senso critico e rettitudine morale. Sono parole che riecheggiano un po', diciamo, il linguaggio anche del nostro fondatore, il professor Matteo Perrini, che a questo tipo di identità era estremamente fedele e che fondano anche molto delle nostre iniziative che dal primo incontro fino ad oggi ispirano anche per esempio tutta la tematica della difesa dei diritti dell'uomo. E quando in Consiglio abbiamo pensato di organizzare questo incontro abbiamo sentito l'urgenza di farlo, perché questa espressione democrazia che diciamo forse fino a qualche tempo fa aveva una lettura abbastanza univoca e identificava un modello di organizzazione della vita sociale basato sui principi, diciamo, liberal-democratici, quindi partecipazione di tutti i processi decisionali, ovviamente suffragio universale, check and balance dei poteri, tutela delle libertà e delle minoranze. Ci è parso che in questo contesto storico, sia a livello globale sia a livello nazionale, abbia mostrato come dire, una serie di frammentazioni e di interpretazioni diverse. Soprattutto credo che se chiedessimo a ciascuno di noi di identificare i fattori connotativi della democrazia, probabilmente le risposte non sarebbero così univoche come lo sono state nel passato. E avevamo ovviamente questo anche in relazione al fatto che molte autocrazie utilizzano alcuni di questi strumenti, tipo il suffragio universale, per legittimare le proprie posizioni di potere piuttosto che per verificare effettivamente il consenso e la capacità di partecipazione della gente ai processi decisionali. Bene, per affrontare questo tema così ambizioso in modo adeguato ci siamo arrovellati alla ricerca di relatori di qualità e abbiamo avuto la fortuna di intercettare, come vedete a fianco mio, due figure di grande rilievo nel mondo accademico e nel mondo del giornalismo. Parto dal professore Damiano Palano, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ma soprattutto persona che ha scritto molto su questo tema. Tra l'altro diverse delle sue pubblicazioni, alcune delle quali abbiamo anche fuori dalla nostra sala riunioni e sala incontri, sono pubblicate da Morcelliana: La democrazia senza partiti, La democrazia senza qualità, Populismo, Il segreto del potere. Questo libro che a me è molto piaciuto, Bubble Democracy, che riprenderemo, e quindi che ci può aiutare veramente a leggere che cosa è successo del modello democratico nello scorrere del tempo. D'altro lato abbiamo il dottor Ferruccio De Bortoli, non avrebbe bisogno di presentazioni, ma diciamo, lo facciamo per prassi, e quindi giornalista, insigne, direttore del Corriere della Sera, già direttore anche del Sole 24 Ore, presidente della Fondazione Corriere della Sera, presidente di Vidas. Posso fermarmi qua? Grazie. Quindi diciamo, abbiamo la fortuna di avere veramente, credo, speriamo, il meglio per affrontare le molte sfaccettature di questo problema che questa sera ci ripromettiamo perlomeno di tratteggiare, perché ciascuno dei temi che affronteremo meriterebbe da sé una conferenza. Il primo tema che io volevo proporre all'attenzione dei nostri relatori è quello un po' di ricostruire il percorso che ci ha portati qua, no? La crisi delle forme della democrazia mi pare si pone sotto un duplice profilo. Dall'altro, quello che davamo per scontato forse dopo la caduta del muro di Berlino, cioè che la democrazia avesse una sua naturale propagazione a livello globale, mi sembra che mostri
tutti i suoi limiti, ricordava in un articolo recente per il giornale di Brescia in presentazione di questo incontro, professor Palano, che il 20% della popolazione mondiale risulterebbe far parte di ambienti sociali e politici qualificabili come liberi, che vuol dire che il restante 80% vive in contesti, diciamo, politici con restrizioni a diverso grado della libertà. Dall'altro, nella culla della democrazia occidentale abbiamo visto un progressivo deterioramento della qualità dell'offerta politica e della partecipazione. Colin Crouch parlava di post-democracy, e questo è un tema che ovviamente ci riguarda molto da vicino. In molte sue opere il professor Palano ha proprio raccontato, ovviamente con il rigore dell'accademico, ma anche con l'attenzione del cittadino, questa un po', come dire, trasformazione del modello democratico, dalla democrazia dei partiti e del parlamentarismo alla democrazia del pubblico, inteso come democrazia in cui il consenso si forma intorno ai leader e gli aspetti comunicativi prevalgono su quelli dei contenuti, per atterrare appunto con questo libro che ha titolato suggestivamente Bubble Democracy, all'idea che viviamo una democrazia in cui gli elettori sono frammentati in gruppi di interesse autoreferenziali, quindi con logiche di breve periodo e fatalmente anche con una scarsa capacità di attrazione di tutti quei cittadini che non si sentono rappresentati in una delle bolle che concorre al consenso politico ed elettorale. Aggiungo l'ultima constatazione, mi pare che vada di pari passo la serena pratica di cambiare continuamente posizione sui temi, anche su temi un tempo considerati cruciali e identitari per le varie forze politiche, come costume normale. Fatta questa lunga premessa, poi sarò più breve nelle prossime domande, volevo appunto partire dal professor Palano per cercare di capire come si è arrivati qui, e quindi quella trasformazione del modello democratico che ho descritto, perché si è concretizzata e diciamo che forme ha assunto nel vivere civile attuale. Naturalmente su ciascun tema poi chiederò parere anche del dottor Le Bortoli. Grazie mille, intanto grazie per l'invito, è la prima volta che sono ospite della cooperativa, per cui doppiamente grazie. Però la domanda da cui partiamo è sicuramente la domanda più difficile, a cui potremmo dare mille risposte diverse. Io provo a dare la mia, senza avere la pretesa che sia quella corretta o che dica cose particolarmente intelligenti. Innanzitutto però vorrei precisare una premessa di questo discorso, e cioè che cosa intendiamo quando parliamo di democrazia, nel senso che la democrazia è per noi tutti qualcosa di un ideale talmente ambizioso che, se lo confrontiamo con la realtà dei nostri sistemi politici, possiamo dire quasi in qualsiasi caso, in qualsiasi momento della storia d'Italia avremmo potuto dire: ma questa non è realmente una democrazia. Questo insomma dobbiamo tenerlo sempre presente, però quando prendiamo in considerazione le difficoltà della democrazia contemporanea ci riferiamo naturalmente a una forma specifica che ha incarnato quell'ideale, cioè quell'assetto che ha preso forma nelle società occidentali e nell'Europa occidentale soprattutto dopo il 1945, ereditando ovviamente una storia molto lunga che è la sintesi di tante cose diverse che da un certo punto di vista non hanno molto a che vedere con ciò che i greci chiamavano per democrazia, ma che riprende da quell'antico ideale solo alcuni elementi, combinandoli con altri principi e con istituzioni che hanno una storia un po' diversa, ecco, il sistema rappresentativo, il principio liberale, il principio della divisione dei poteri. Tutto questo ha assunto una stabilità in Europa dopo il 1945, a seguito
della tragedia dei 20 anni compresi tra le due guerre mondiali e stabilizzando un quadro che in precedenza si era avvicinato ad essere democratico, ma naturalmente non lo era stato del tutto per l'esclusione di molte persone dal diritto di voto e così via. E per cui quando parliamo di democrazia ci riferiamo soprattutto a questo, a una serie di istituzioni, a un modo di vivere la convivenza democratica. Per arrivare alla domanda da dove è cominciato, quando la democrazia ha cominciato a dare dei segni di mutamento più che dei segni di crisi, poi insomma questa parola crisi è sempre un po' impegnativa da utilizzare. Qui possiamo dare varie risposte. Un po' nella nostra testa abbiamo delle date spartiacque che organizzano anche il nostro modo di considerare il passato. Una di queste è sicuramente il 1989, il crollo del muro di Berlino. Altre date possono essere l'11 settembre, lo scoppio della crisi finanziaria del 2008, la pandemia. Ecco, tutto questo sicuramente ha qualche cosa a che vedere con le trasformazioni delle nostre democrazie, però per organizzare un po' il discorso io penso che possano essere individuati quattro elementi, quattro cause che hanno ad un certo punto si sono intrecciate e sono arrivate a accelerare gli eventi. Una di queste è sicuramente una causa che possiamo dire culturale, una trasformazione che ha investito antropologicamente, possiamo dire, i cittadini occidentali, i cittadini delle società occidentali, delle società industriali avanzate. Ed è qualcosa che precede probabilmente di parecchio, di qualche anno quantomeno, la fine dei regimi socialisti alla fine del 1989. È qualcosa che probabilmente è l'effetto del successo della società dei consumi, della crescita economica post-bellica. È qualcosa che inizia già ad affiorare negli anni 70, ma che risulta visibile nelle sue conseguenze politiche a partire dagli anni 80, quando da eccesso di partecipazione politica, come avevano denunciato i politologi autori di un famoso rapporto per la Commissione Trilaterale, si passa a qualcosa di completamente opposto, da un allontanamento dalla politica, alla crescita della disaffezione. Ecco, in quel momento la sfiducia non soltanto nei confronti di determinati partiti, ma in generale nei confronti della politica e degli attori politici inizia ad essere una protagonista che non scompare mai dalla scena dei nostri sistemi politici. Cresce nel tempo, ma inizia ad affiorare in quel momento, alimentando qualcosa che per noi è diventato quasi scontato da riconoscere, e cioè la diminuzione del numero di iscritti ai partiti politici. Se noi andiamo a confrontare i dati di oggi con i dati di 40 anni fa, insomma, abbiamo una chiara percezione di qualcosa che è cambiato, ma se andiamo anche a considerare la qualità della partecipazione alle organizzazioni politiche e se vediamo in cosa consiste oggi la partecipazione alle organizzazioni politiche, ci rendiamo conto che effettivamente qualcosa è cambiato. Noi possiamo dare la colpa a tanti, sicuramente alla classe politica e ai partiti che non sono stati in grado di riformarsi, ma un dato che non possiamo dimenticare è che tutto questo ha qualcosa a che vedere con il processo di individualizzazione, con la sfiducia che qualsiasi cittadino occidentale nutre nei confronti delle leadership di qualsiasi organizzazione. Questo insomma è un elemento che è quasi antropologico e che in parte spiega il motivo del cambiamento a cui sono sottoposte le nostre democrazie. Ma a questo si aggiungono naturalmente quelle altre cause che sono concorrenti.
non penso che ci sia un'unica causa, una causa prevalente, insomma non sono in grado io certo di dirlo. E il secondo elemento che non possiamo dimenticare è il grande mutamento geopolitico che dopo il 1989 diventa eclatante, ma in realtà già a partire dagli anni 80 inizia a maturare. Ed è ovviamente la fine del bipolarismo, la fine della guerra fredda, l'ingresso in una stagione che ovviamente ancora non sappiamo verso che cosa ci condurrà, ma che sicuramente segna un cambiamento di clima e anche un mutamento in quelle che sono le esigenze delle leadership occidentali, perché naturalmente il rischio di una guerra, di una contrapposizione costante con l'Unione Sovietica viene meno e le priorità di tutte le democrazie occidentali ovviamente si modificano. Ma legato a questo c'è naturalmente anche la grande trasformazione economica che inizia prima del 1989 e che accompagna non soltanto la trasformazione degli assetti produttivi con il cambiamento radicale delle economie dei paesi industriali avanzati, con il declino della classe operaia, del suo ruolo politico, tutte cose che naturalmente conosciamo, ma anche con la creazione di nuovi rapporti di potere e con la definizione di nuovi criteri operativi a cui le stesse autorità politiche devono uniformarsi. Questa trasformazione ha assunto naturalmente tanti nomi, la rivoluzione liberale inaugurata da Margaret Thatcher e Ronald Reagan, è quello che altri hanno definito il neoliberalismo, il neoliberismo, ma si tratta sicuramente di una trasformazione che va a cambiare gli assetti economici e va a ridurre sensibilmente il peso che alcune logiche avevano in precedenza. Tutti questi elementi, tutte queste cause sono in gran parte parallele, procedono in modo parallelo, si nutrono l'una all'altra, ma probabilmente un momento in cui tutte queste tre dinamiche vanno ad intrecciarsi e in qualche misura ad esplodere è probabilmente quello che vi citavo prima a proposito della crisi finanziaria globale. Da partire dal 2008 tutto quello che in precedenza era sembrato tutto sommato andare a cambiare gradualmente ma senza grandi ripercussioni politiche, lo scenario delle nostre democrazie a partire da quel momento inizia insomma a subire un'accelerazione radicale. Perché da quel momento gli elettori insoddisfatti, che fino a quel momento si erano limitati tutto sommato a non andare a votare o a disertare le urne, ma non avevano dato grandi segnali di insofferenza, iniziano a volgersi verso un nuovo tipo di attore politico che abbiamo genericamente indicato come populista e che per tutto il decennio successivo, tutti gli anni 10 del XXI secolo, cambiano radicalmente la grammatica della politica, la sfera, ampliano la sfera di quello che si può dire e cambiano anche la logica della competizione politica, perché negli anni 90 e fino insomma ad un certo punto il voto si conquistava al centro, cioè moderando le proprie posizioni, cercando di apparire seri e responsabili agli occhi degli elettori più moderati che sembravano poter decidere la competizione. Bene, ad un certo punto la logica diventa centrifuga e i leader politici iniziano a utilizzare degli slogan e delle promesse molto più radicali che ovviamente cambiano molto. Questo ha sicuramente legato all'insofferenza che l'elettorato inizia ad avere nei confronti della classe politica, ma forse qualcosa è legato a un'altra trasformazione che è strettamente tecnologica, che riguarda una
oggetto tutto sommato piccolo, ma che ha avuto enormi implicazioni anche sulla vita di ciascuno di noi, e cioè l'ingresso dei telefoni cellulari di nuova generazione, che sono diventati per molti insomma un oggetto da cui difficilmente ci si può separare, ma che hanno effettivamente cambiato molto nel modo di informarsi, nel modo di socializzare e anche nel modo di vivere e partecipare alla politica. E questo è probabilmente un elemento senza il quale la polarizzazione contemporanea, cioè la nascita di movimenti, leader politici che riescono a conquistare consensi non guardando al centro, ma guardando invece, spostando la competizione politica verso l'estremità, non sarebbe probabilmente esistito. Tutto questo è un quadro che è da un certo punto di vista allarmante, perché tutti questi elementi non sono destinati probabilmente ad abbandonarci, sono qualcosa che noi possiamo considerare strutturale, non sono legate ad un determinato leader, sono delle condizioni strutturali con le quali in qualche modo dobbiamo convivere e dinanzi alle quali dobbiamo forse trovare degli strumenti nuovi con cui rispondere alle novità. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Il professor Palano ha già detto molte cose assolutamente interessanti e condivisibili sul declino, o perlomeno noi speriamo apparente, della forma democratica di organizzazione di una convivenza civile. Io mi limiterei a fare alcune considerazioni di questo tipo. Noi eravamo convinti che dopo la caduta del muro di Berlino il sistema capitalistico di mercato e quindi anche la democrazia potesse sostanzialmente avere una diffusione, un successo planetario. Tra l'altro quello che è successo all'est, in particolare in Russia, smentisce l'idea che aprire i mercati poi porti inevitabilmente con sé istituzioni di carattere democratico. L'errore che fu compiuto al momento della caduta del muro di Berlino fu quello di credere che sostanzialmente aprendo i mercati inevitabilmente istituzioni democratiche avrebbero seguito alla liberalizzazione dei commerci e alla libera iniziativa imprenditoriale. Questo non è accaduto e questo, a mio modestissimo avviso, è stato il più grande abbaglio dell'Occidente. Cioè la forma capitalistica non porta inevitabilmente con sé istituzioni democratiche. Tant'è vero che la globalizzazione è stata la vittoria dei regimi, non è stata la vittoria delle democrazie. Vi ricorderete che nel 2003, quando si decise, ahi noi, una sciagurata guerra contro l'Iraq, si disse che a un certo momento avremmo esportato la democrazia in quei paesi. E qualcuno si illuse addirittura che le truppe americane sarebbero state accolte a Baghdad come vennero accolte a Roma nel 1944. No, non è accaduto così. Oggi c'è qualcuno che parla di esportazione della democrazia? È passato poco più che un ventennio. La constatazione che dobbiamo fare e che non facciamo purtroppo è che le democrazie sono una minoranza in ritirata. Allora, lei prima, Faroni, citava che il 20% attuale della popolazione mondiale vive in sistemi democratici o presunti tali,
Questa percentuale della popolazione era intorno al 3% all'inizio del Novecento, arrivò quasi al 50% nell'immediato dopoguerra, cioè negli anni del miracolo economico, anche per ragioni demografiche. Pensate che negli anni 50 l'Italia aveva più abitanti della Nigeria. Eravamo anche una potenza demografica, oltre che una potenza economica. Oggi le democrazie sono minoranza, ma anche, diciamo, il sistema occidentale è una minoranza della globalità, solo che ritiene di non esserlo. Questo è, secondo me, il tema di fondo. Noi dovremmo guardare al mappamondo rovesciandolo. Invece abbiamo l'idea di occupare il centro, ma non occupiamo più il centro. Quando si riuniscono i 7 più grandi paesi del mondo, sono tutte democrazie. Quando si riunisce il G20, la maggioranza sono regimi o regimi autoritari, o comunque regimi nei quali certamente non c'è un sistema democratico, non c'è una divisione dei poteri. Tra l'altro è curioso, e qui aggiungo alcuni elementi negativi, è curioso che i leader autoritari abbiano un grande successo popolare nei regimi democratici. A me colpisce moltissimo che la figura di Putin è una figura mediamente apprezzata dall'estrema destra all'estrema sinistra, secondo percentuali diverse. E durante la pandemia abbiamo passato dei momenti nei quali ritenevamo che i regimi autoritari fossero più forti e bravi nel sconfiggere una malattia, che quindi tutto sommato tutelassero di più la salute pubblica. Poi la realtà si è incaricata di smentire questo assunto, nel senso che invece i paesi democratici sono stati in grado, in questo caso l'Europa democratica è stata in grado, di fronte ad una crisi, come diceva Jean Monnet, soltanto attraverso le crisi l'Europa cresce, è stata in grado di dare una risposta certamente positiva. Poi possiamo discutere sulle scelte, ma la risposta non poteva che essere una risposta dell'Europa intera. Ogni paese non ce l'avrebbe fatta, nemmeno il paese più forte, la Germania, se l'avrebbe fatta. L'altro aspetto che volevo sottolineare è che con la caduta del muro di Berlino e ovviamente con la fine della guerra fredda è finita anche, diciamo, una politica nei sistemi democratici che era governata dai partiti storici, dalle ideologie, e quindi che nello stesso tempo aveva sostanzialmente dei recinti all'interno dei quali il voto aveva una scarsissima mobilità. Se voi guardate nei principali paesi democratici, anzi anche europei, vedete che la volatilità dei partiti nuovi o vecchi è elevatissima. Volatilità che non c'era praticamente. Noi abbiamo passato intere stagioni a discutere sullo 0,5% in più alla Democrazia Cristiana o il 2% in più al Partito Comunista, che consentiva all'Unità di dire straordinaria avanzata, ma in realtà abbiamo vissuto un periodo lunghissimo di stabilità. Era una democrazia bloccata che cambiava governi ogni anno, ma sostanzialmente erano sempre gli stessi. Questa città ha dato un contributo fondamentale a questa stabilità. Allora c'è una maggiore volatilità del voto, ma nello stesso tempo c'è una sensazione diffusa di inutilità del voto stesso. E questo, se volete, è un precipitato anche del fatto che alcuni poteri sono stati devoluti a livello europeo, e poi ci si è trovati di fronte all'idea che tutto sommato, di fronte alle forze della globalizzazione, il voto di un singolo paese fosse del tutto inutile. No,
Questo poi ha fatto crescere tutta una serie di idee sul fatto che i mercati governino le democrazie, sul fatto che ci siano dei poteri e sul fatto ovviamente che esistano multinazionali che hanno ricchezze e poteri superiori agli stati. Questo è quello che è avvenuto in termini concreti e ha reso meno forti gli stati, ovviamente, e quindi ha un po' diluito il valore singolo del voto. E infatti la partecipazione al voto è scesa ovunque. Pensate che nel 1979, quando andammo per la prima volta al voto delle europee, votammo in Italia l'84%. 84%. Beh, se superiamo il 50% nel prossimo giugno possiamo essere soddisfatti. Qui c'è un problema che vorrei sottoporvi, che è una piccola provocazione. Allora, noi ci siamo dimenticati, questo qualche volta ho un certo timore a dirlo, però... Si senta libero. Grazie. Non è... nella nostra Costituzione c'è il diritto di voto che è anche un dovere. Infatti fino a pochi anni fa l'astensione al voto veniva sanzionata, seppure in via amministrativa. La mia provocazione è questa: io penso che a un certo momento dovremmo smetterla di considerare che la gente vota astenendosi. La gente che vota astenendosi va contro la società, perché secondo me la libertà di disinteressarsi del bene comune è comunque qualcosa che non può essere apprezzabile sullo stesso piano del voto espresso consapevolmente. E penso che tutto sommato le democrazie qualche ragionamento di questo tipo lo debbano fare. Cioè non è una tua libertà, è anche un tuo dovere di occuparti del bene pubblico, di informarti, di esprimere la tua opinione. Capisco che è una provocazione questa, capisco che è una provocazione, però secondo me è un discorso che prima o poi bisognerà fare, perché quello che noi stiamo vedendo è una perdita di peso dell'importanza dei diritti e delle libertà che una democrazia porta con sé, che dobbiamo porci il problema di difendere in qualche modo. Ultima considerazione, poi finisco, almeno questo primo passaggio, è che noi stiamo perdendo la memoria dei sacrifici che sono stati fatti, delle vite che sono state perdute per ottenere la libertà, l'indipendenza, un sistema democratico. E dobbiamo combattere, secondo me, con l'arma dell'educazione civica, con l'informazione consapevole, dobbiamo combattere l'idea che si diffonda nella nostra società la convinzione che il diritto di voto, la libertà d'espressione, la divisione dei poteri, siano qualcosa di acquisito per sempre. Non è qualcosa di acquisito per sempre. E chi perde la memoria non dà più valore ai diritti che sono stati conquistati. C'è un tema di memoria, c'è un tema di educazione civica, c'è un tema di informazione consapevole. Grazie. Grazie molte di questo. Direi che questa chiosa del tutor De Bortoli è anche un assist involontario o volontario anche alle nostre attività, perché noi veramente non c'è il tempo e non è neanche la sede per farlo, ma se andiamo a vedere lo scorrere dei nostri incontri, questa passione per tenere viva la memoria, anzi le memorie, perché non solo quella italiana, ma siamo molto attenti al tema anche dei diritti dell'uomo a livello globale,
che appunto questa convinzione che non sono conquiste garantite una volta per tutte ce l'abbiamo molto forte, per quanto ci compete cerchiamo di tenerla sempre nel radar delle nostre iniziative. Siccome abbiamo due relatori molto bravi, adesso in modo rapido però vorrei trascinarli, fatta la parte diagnostica, diciamo sulla parte della terapia, nel senso che partendo ovviamente dalle democrazie occidentali, poi cercheremo, dando rapidamente uno sguardo anche ai temi globali che accennava il dottor De Bortoli, a questo intreccio democrazia politica, democrazia economica, però intanto mettendo una lente di ingrandimento sul tema appunto delle nostre democrazie occidentali, fermi i presidi della divisione dei poteri, con la partecipazione, il suffragio elettorale, magari il recupero di alcune sensibilità nella partecipazione al voto, ma io volevo chiedervi come possiamo rianimare una passione per appunto civile, come diceva il dottor De Bortoli, attraverso anche alcuni strumenti di riforma del modo in cui oggi gestiamo diciamo, i processi politici all'interno delle democrazie occidentali. E contemporaneamente, se non ritenete che un punto di vista che si vede spesso arato all'interno del dibattito politico è quello, se noi in un contesto magari anche ormai passato abbiamo avuto la maggioranza del consenso, questo mi legittima a fare, prescindendo dall'opinione delle minoranze e soprattutto prescindendo dalla necessità di argomentare per quale motivo si vuole andare in una certa direzione. Io questo lo trovo veramente insopportabile ed è un comportamento, se voi osservate sui social ma anche sui media più tradizionali, molto praticato. Cioè ho avuto il consenso in un momento elettorale, peraltro nel quale, come ricordava il dottor De Bortoli, si creano e si distruggono, diciamo, le appartenenze politiche in modo molto rapido, quindi dimostrando che appunto il fatto di aver avuto il consenso non legittima a calpestare, diciamo, il punto di vista delle minoranze solo perché devo assecondare la mia base elettorale che tempo per tempo insegue, diciamo, alcuni interessi anche particolari. Insomma, quali potrebbero essere gli interventi che ci portano a rianimare queste democrazie un po' affaticate? Ma cerco di rispondere rapidamente. Ovviamente in questo caso la mia punto di vista, cioè il mio discorso è molto centrato sull'Italia, perché è più difficile fare un discorso generale, anche se alcuni punti secondo me vanno al di là del caso italiano. Però il caso italiano è particolarmente eclatante per la difficoltà che abbiamo sperimentato nell'adottare una serie di riforme istituzionali che riescano comunque a contemperare il principio della divisione dei poteri. La conseguenza di questo è stato in gran parte, lo sappiamo, di fatto lo svuotamento dei poteri del Parlamento. Infatti, insomma, il Parlamento si limita sostanzialmente a dare la fiducia ai governi o a sfiduciarli, ma poi la gran parte dell'attività legislativa è in capo agli esecutivi. E questo rappresenta un po' una risposta alla necessità, alla forte personalizzazione della politica, ed è un'esigenza di cui è difficile non tenere conto, ma dall'altra parte ha sicuramente squilibrato gran parte del gioco politico. E il punto è che l'assenza di riforme istituzionali ha lasciato un po' questo punto correre in direzioni che non sono state di fatto regolamentate. Io non sono convinto che la riforma di cui si discute adesso sia in grado di risolvere questo problema in modo adeguato, però questo rimane comunque un problema a cui bisogna in qualche modo rispondere, e che non è semplicemente legato alla stabilità degli esecutivi, alla durata degli esecutivi, è qualcosa, insomma, che riguarda la definizione del ruolo dei diversi organi. Però al di là di questo, io penso che il caso italiano dimostri in maniera abbastanza eclatante la scarsa qualità della classe politica. Questo, insomma, penso che lo possiamo dire. Quali siano le motivazioni
Non lo so dire esattamente, nel senso che non ce n'è una soltanto, forse possiamo dire la classe politica è anche la fotografia di un paese che si è modificato, se siamo pessimisti. Sicuramente ha qualcosa di tutto questo a che vedere con la trasformazione dei partiti e con l'incapacità dei partiti di formare una classe politica. Il reclutamento, sappiamo oggi come avviene per meccanismi in gran parte informali, che privilegiano, ma non soltanto, insomma, per un singolo partito in generale, privilegiano le cordate che sono più vicine, più fedeli al leader di turno, e questo riguarda, se ci pensiamo, tutti i partiti italiani, senza grosse eccezioni. Il problema è come si riformano i partiti. I partiti non sono stati evidentemente in grado di autoriformarsi, e questo, insomma, non è sicuramente un segno della loro salute. Io penso che un punto sia comunque quello legato al finanziamento pubblico dei partiti. È un tema che di fatto in Italia è stato abbandonato, come è quello relativo all'organizzazione interna dei partiti, di fatto disattendendo una indicazione che era prevista nella Costituzione. Ma l'idea, insomma, di reintrodurre forme di finanziamento pubblico legate alla democraticità interna dei partiti, penso che potrebbe essere un modo per rivitalizzare almeno in parte dei meccanismi partecipativi. Però il grande problema, penso, con cui tutte le democrazie occidentali devono fare i conti è legato alla scarsa attitudine dei cittadini a partecipare in generale alla vita politica, alla vita civica. Questo non riguarda soltanto i partiti, riguarda in generale la vita organizzata nelle proprie città. Tocqueville diceva che il successo del grande esperimento americano non andava cercato nei partiti politici, che avevano già loro una serie di limiti, ma nella grande spirito associazionistico che spingeva gli americani ad associarsi per qualsiasi questione, dalla filatelia fino a qualsiasi altro aspetto della vita culturale. Questo è un dato di cui dobbiamo prendere atto. Non ha strettamente a che vedere con la dimensione politica, ma è probabilmente il tessuto su cui si possono fondare delle istituzioni democratiche solide. Come si può incentivare, rafforzare la partecipazione è un tema su cui si discute da tanto, anche, insomma, gli studiosi ne discutono senza trovare una soluzione. Io rimango convinto che la dimensione locale sia la dimensione da cui partire. Noi pensiamo sempre che i problemi della democrazia si risolvano con delle riforme che cambiano i meccanismi con cui si decide chi governa, chi detiene il potere. Probabilmente dovremmo anche iniziare a chiederci invece come si può incentivare la partecipazione dei cittadini alle decisioni che riguardano le cose anche più semplici e più minute della vita collettiva, perché è così che si costruisce un tessuto sociale che è in grado anche di rappresentare un anticorpo nei confronti di tentazioni autoritarie che ci possono essere e che ci sono, tutto sommato, anche oggi nell'opinione pubblica. Se ci pensiamo, no, oggi molti di noi, piuttosto che uscire la sera a partecipare ad un incontro pubblico in cui si discute del bene comune, no, preferisce ovviamente di fronte a sé una serie di opzioni più o meno sterminate che però quasi sicuramente lo trattengono a casa o lo portano verso
occasioni magari più divertenti, però insomma la democrazia si è sempre basata su un tipo di partecipazione di questo genere, su un tessuto civico di questo genere. Tutti gli esperimenti democratici nella storia hanno avuto questo come base e dobbiamo prenderne atto. Oscar Wilde, con uno dei suoi famosi aforismi, parlava del socialismo, diceva che il socialismo sarebbe una bella cosa, però richiederebbe troppe serate e non sarebbe molto divertente. Anche la democrazia probabilmente richiede molte serate o molto impegno, e questo insomma è una cosa di cui forse non siamo del tutto consapevoli, ma questo ci dice ancora una volta che sicuramente la democrazia è un insieme di diritti, ma non può che essere anche una serie di doveri a cui ci teniamo, ci sentiamo di dover tenere fede. Sottoscrivo quello che ha detto il professor Palano. Aggiungo che una democrazia si salva se ha un'opinione pubblica avvertita e responsabile. Se ha un insieme di curve dei tifosi, l'esito è già scritto. Purtroppo devo dire che la diffusione dei social network, l'esasperata dimensione dell'anonimato nel mondo digitale, e qui faccio un'altra piccola provocazione, l'anonimato è sempre stato considerato comunque nella difesa dello strumento come una forma che assicurava il diritto d'espressione alla parte più debole, che attraverso forme anonime poteva criticare il potere. Io sono convinto che l'anonimato nei social network sia una malattia senile della democrazia digitale, e non è accettabile che attraverso l'anonimato anche forze straniere non democratiche possano incidere profondamente sulla qualità del dibattito democratico che poi porta alle scelte dell'opinione pubblica. Giovanni Sartori, il più grande politologo italiano di cui c'è il centenario proprio quest'anno, diceva che l'opinione pubblica è l'architrave di un sistema democratico. Purtroppo nel nostro paese l'informazione è considerata spesso anche dalle classi dirigenti, e questo è un difetto trasversale, una sorta di male necessario, anche da parte della borghesia più illuminata. Siamo costretti a rendere conto la fatica di essere trasparenti, ma se l'informazione fosse meno aggressiva, ne parlasse di meno di quel problema, probabilmente ci consentirebbe di risolverlo il problema. Guardate, noi discutiamo spesso e giustamente sui costi di un eccesso di informazione e della cattiva informazione. Ci sono, sono il primo io a dirlo, ma non ragioniamo mai sui costi della non informazione. Che vuol dire che laddove non c'è trasparenza, non c'è riconoscimento del merito, non c'è mercato, non c'è concorrenza, c'è sopraffazione, c'è nepotismo e poi si arriva alla criminalità. Ma di questi costi non parliamo mai. Anzi, da parte del potere, e ahimè, nelle sue varie espressioni in questi anni, c'è stata sempre e comunque l'ansia di controllare le informazioni e di rendere l'informazione la prosecuzione della comunicazione del potere del governo o la prosecuzione della comunicazione dell'impresa e del mondo economico. Così una democrazia muore, e la dimostrazione ce l'abbiamo nella più grande democrazia, che è quella americana, nella quale l'informazione poi è diventata parte del dibattito politico. Perché se si polarizza il mondo politico, cioè se le opinioni sono così distanti, non c'è più un incontro, non c'è più una moderazione, è chiaro che anche
l'informazione che va alla ricerca del proprio pubblico diventa polarizzata, mentre dovrebbe favorire l'incontro tra persone che la pensano in maniera diversa ma si ascoltano l'una con l'altra. Purtroppo non si ascoltano più. E questo è quello che avviene nella semplificazione eccessiva del mondo digitale nell'informazione, che porta tra l'altro i contendenti politici ad essere più radicali possibile, perché soltanto in questo modo riusciranno ad emergere, a farsi ascoltare e poi a farsi votare. I colori pastello sono completamente finiti. Se pensiamo alle alchimie della Prima Repubblica, della quale io forse per ragioni di età comincio ad avere una certa nostalgia, anche per la stabilità che aveva, ovviamente, con tutti i suoi difetti, per carità. Ecco. Beh, insomma, c'era l'incontro fra ideologie diverse, contrapposte, ma che sapevano comunque dialogare, trovare, forse anche perché avevano un terreno culturale comune, forme di incontro. Guardate poi che qui siamo in un ambito cattolico, ma penso che anche la crisi del cristianesimo porti con sé anche il declino delle democrazie. Parliamoci chiaro. Pensate soltanto a come sia trascurabile il fatto che Israele sia l'unica democrazia, con tutti gli errori che può aver commesso, ma l'abbiamo poi abbandonata a se stessa. E forse non è una scelta illuminata. Gli altri aspetti che vorrei sottolineare, ma finisco, è che una democrazia si salva se c'è anche una etica pubblica che è contornata da un'informazione consapevole, attenta e responsabile. Per esempio, il consenso non è legittimità di fare tutto ciò che si vuole. Mentre purtroppo devo dire che la polarizzazione del dibattito democratico porta a dire: mi hai votato, io faccio quello che voglio. Qual è la dimostrazione di questa tendenza? È che si cita la Costituzione dicendo che la sovranità appartiene al popolo, punto. Sovranità appartiene al popolo, dice la Costituzione, che lo esercita nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione. Limiti e forme. Perché se no, a questo punto, io sono legittimato a occupare le istituzioni, ma avete votato, io occupo l'istituzione, faccio tutto quello che voglio, nomino i miei, per carità. Un altro aspetto è nell'intolleranza nei confronti delle istituzioni, delle autorità, delle istituzioni terze. Le istituzioni di garanzia esistono in ogni democrazia. Guardate, questo per esempio è un atteggiamento che vedete che nel dibattito americano è molto forte. Cioè le istituzioni di garanzia non esistono. Se non esistono le istituzioni di garanzia, ovviamente il declino è assolutamente assicurato. E guardate che anche qui c'è stata, diciamo, noi abbiamo avuto una Costituzione che aveva la preoccupazione di essere più rappresentativa, perché si usciva da una dittatura, era del tutto comprensibile. Oggi ovviamente si tende a preferire la stabilità di governo, ma se la stabilità di governo è con l'elezione diretta del Premier, e su questo io sono, penso come lei, contrario, perché quando si va all'elezione diretta e quando non ci sono stanze di compensazioni, e quindi c'è, diciamo, un dibattito parlamentare con forze diverse, è chiaro che il consenso lo posso raggiungere promettendo quello che non posso mantenere. Perché se sono onesto nelle mie promesse non mi vota più nessuno. E qui arriviamo alla parte conclusiva di questo mio piccolo intervento, che è relativa alla malattia del semplicismo che si accompagna al diffondersi di formule populiste. Perché il populismo è una risposta sbagliata a domande legittime della gente. Ma la risposta non solo è sbagliata, ma porta, grazie poi anche alla diffusione di una personalizzazione della politica
e anche purtroppo anche all'espressione radicale che è propria del mondo digitale, porta a quel semplicismo che dice, vabbè, la soluzione è a portata di mano. Ci sono soluzioni semplici per problemi complessi. Purtroppo soluzioni semplici per problemi complessi non ci sono. E chiunque poi vada al governo e si trova di fronte al debito non è che possa abbatterlo con la bacchetta magica, insomma, né può trovare delle scorciatoie. Ecco, confondere l'idea al pubblico che pensa che esistano delle scorciatoie e qualcuno prende i voti sulle scorciatoie e la memoria è così labile come abbiamo detto in precedenza, beh, forse questa è la strada verso l'inferno della democrazia. Però devo finire con una nota positiva perché se no non mi invitate più. Però io trovo che se guardiamo alle comunità, e il nostro paese ha un forte capitale sociale di comunità, di partecipazione, troviamo che poi le comunità, come le famiglie, sono più responsabili dello Stato e sono molto più attente, molto più prudenti. Questo ci porta anche a una considerazione negativa, che noi consideriamo lo Stato come qualcosa che non ci appartiene, insomma. Però la forza delle comunità è un elemento positivo. Grazie. Ecco, io in realtà vorrei ancora coinvolgervi su un paio di domande, diciamo, poi cerchiamo di fare un esercizio difficile di sintesi. La prima è, l'accennato dottor De Bortoli, il tema dei processi di globalizzazione, l'economia che viaggia a ritmi più rapidi della politica. Facevo due conti in questi giorni, i sette maggiori gruppi quotati a livello mondiale capitalizzano, adesso uso dire 13 trilioni perché fa meno, diciamo, impressione di 13 mila miliardi di dollari, che sono 17 volte la capitalizzazione della borsa italiana e mi pare 6 volte erotti il PIL italiano. Io penso che la globalizzazione abbia portato anche tanti benefici alla crescita economica e quindi alla sottrazione di grandi masse da condizioni di povertà, ma personalmente credo che c'è un grande tema di chiamiamola, fra virgolette, democrazia economica insieme a democrazia politica, in particolare questa rinuncia a uno dei principi, non è una rinuncia esplicita, ma una rinuncia un po' fattuale dei grandi principi delle democrazie occidentali, che erano quelle, che era quello, diciamo, del presidio antimonopolistico, antioligopolistico. Questo mi sembra un tema, mi rendo conto che è difficile in pochi minuti sintetizzarlo, però se potete darmi due battute, partirei in questo caso non dimenticando che il dottor De Bortoli è stato anche direttore del Sole 24 Ore, parto da lui, e poi chiudiamo sulle elezioni nel mondo. No, lei ha giustamente sottolineato che esistono, diciamo, dei poteri economici che sfuggono totalmente alla statualità e anche ovviamente alla tassazione. No. Tra l'altro c'è sempre stato questo adagio, no taxation without representation, se non paghi le tasse non hai diritto ad essere rappresentato. Qui abbiamo l'eccesso di grandi gruppi multinazionali che capitalizzano, come lei ha ricordato, che hanno una rappresentatività illimitata senza pagare assolutamente nulla di tasse nei paesi nei quali fanno gli affari. E anzi, arriviamo al paradosso che gli stati fanno la corte a questi poteri perché da questi poteri ricevono una sorta di legittimazione e anche una sorta, diciamo, di riconoscimento del fatto di essere proiettati verso il futuro, verso l'innovazione digitale, verso le conquiste. Esattamente l'opposto di quello che accadeva con le multinazionali sporche e cattive negli anni 70 e 80, no? Con le quali nessuno voleva avere nulla a che vedere, no? In questo caso invece è come se a un certo momento il fatto che arrivi a Roma Elon Musk o che sia sostanzialmente il riconoscimento da parte di un potere
non democratico del fatto che un potere democratico è inserito nella modernità ed è attento all'innovazione. Questo veramente è curioso, se ci pensate, è assolutamente curioso. Tra l'altro, qui c'è un aspetto che riguarda anche il futuro dell'Unione Europea, insomma, che è basato, come potete immaginare, sul fatto che il mercato unico è tale perché c'è concorrenza e ci stiamo accorgendo che troppa concorrenza ci indebolisce. Gli americani dicono competition is for losers, per gli sconfitti, perché tutti questi signori qui sono dei monopolisti, l'antitrust non c'è più, e la stessa Europa, quando si trova come in questi frangenti a dover riflettere sull'allargamento del mercato unico, sul cambiamento delle regole, si interroga se non sia il caso di avere meno concorrenza e più concentrazione, perché poi gli interessi degli europei non si fanno se gli europei non hanno dei giganti che possono fare degli investimenti. Pensate soltanto che la capitalizzazione del Nasdaq, cioè della borsa tecnologica americana, equivale alla capitalizzazione di tutte le borse europee più la metà. No. Non esiste, diciamo, un grande gruppo europeo finanziario che possa, per esempio, tant'è vero che quando si è trattato di fare un'operazione sulla rete di Telecom, di TIM, si sono rivolti ad un fondo americano. Ecco, tutto questo è un cambiamento rispetto anche a quelle che sono, diciamo, le basi fondanti dell'Unione Europea, cioè poi certamente la competizione si farà tra giganti con una concentrazione molto forte, ma la concentrazione economica molto forte porta ovviamente a un potere che il potere statale in questo caso non è in grado di affrontare e di controllare. Ma non c'è molto da aggiungere da questo punto di vista, se non magari aggiungo una piccola, non dico previsione, così, però una suggestione. La situazione che abbiamo di fronte oggi è il risultato di quella stessa globalizzazione dell'apertura dei mercati da che si confidava avrebbe condotto non soltanto all'espansione della democrazia nel mondo, ma anche di fatto a una crescita del benessere, e la crescita del benessere sicuramente c'è stata, più sicuramente per le aree del mondo extraeuropee che non quelle occidentali, che in gran parte si trovano oggi in termini relativi ovviamente un po' meno, sono un po' meno ricche rispetto al passato. L'idea che l'assenza di regolazione del mercato dovesse comunque essere la via obbligata per raggiungere questo risultato è un po' il perno su cui si fondava l'idea di un ordine liberale internazionale e in grado di espandersi nel mondo. Ecco, forse quella stagione si è conclusa, e da un certo punto di vista negli ultimi anni anche le decisioni che hanno preso i leader dell'Unione Europea, i leader europei, ma anche insomma gli Stati Uniti, indicano che ci sono c'è un cambiamento di rotta, perché la pandemia e lo scoppio della guerra russo-ucraina ha messo in luce la vulnerabilità dei paesi occidentali, la dipendenza per alcuni aspetti cruciali dall'estero, da aree politiche con cui un giorno potremo essere addirittura in guerra. Questo il mutamento del quadro generale potrebbe ridefinire i rapporti fra Stato e mercato nei prossimi decenni. Non è una previsione positiva, nel senso che non ci dobbiamo aspettare un ritorno al welfare state della seconda metà del Novecento, è una previsione legata al fatto che probabilmente la possibilità di una guerra, di un conflitto armato diventerà una priorità per tutti i paesi europei, per l'Unione Europea e per i paesi occidentali, che non significa naturalmente la
concreta realtà di una guerra, però significa che questa possibilità dovrà essere presa in considerazione e dunque l'idea che ci siano degli operatori stranieri, magari cinesi, che hanno la libertà di investire, di operare in Europa, magari in settori anche cruciali legati alle telecomunicazioni, probabilmente subirà delle limitazioni, potrebbe subirle. Beh, questo non penso che ridimensionerà il potere dei grandi giganti economici, però probabilmente produrrà all'interno dei singoli blocchi un'ulteriore spinta alla concentrazione e forse anche l'introduzione di limiti politici con cui più stringenti, forse anche per quanto concerne insomma l'imposizione fiscale. Però questo è un'ipotesi, naturalmente spesso le guerre hanno il mutamento internazionale ha fatto da acceleratore di alcune tendenze, non so se ce lo dobbiamo augurare naturalmente, però è una possibilità con cui insomma dobbiamo fare i conti e che dobbiamo prendere in considerazione. L'ultima domanda che desideravo farvi è legata alla stringente attualità. Quest'anno circa 2 miliardi di persone andranno agli appuntamenti elettorali. È chiaro che stiamo mettendo 70 paesi, stiamo mettendo assieme realtà molto, molto diverse in termini di natura dei sistemi politici di appartenenza, sia di modelli istituzionali, sia di gradi di libertà nell'esercizio del voto, ma certamente abbiamo perlomeno di qua e di là dall'Atlantico due appuntamenti elettorali che potrebbero cambiare anche il percorso di tutte le urgenze e le emergenze che stiamo affrontando nel mondo. Quindi volevo proprio chiudere con una vostra considerazione su, alla fine di questo grande momento elettorale, che cosa ci possiamo attendere a livello globale e poi ovviamente anche con uno sguardo sul nostro paese. Non so se vogliamo partire magari dal professore e chiudiamo col dottor De Contoli. Ma naturalmente l'appuntamento che deciderà parecchio, più che quello delle elezioni europee, che avranno sicuramente, saranno forse quelle più rilevanti degli ultimi decenni, forse nella storia dell'Unione Europea, penso che sia insomma l'appuntamento di novembre che deciderà chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Quello effettivamente potrà chiarirci quale direzione prenderà il mondo, anche se io non sono in grado di dirvelo quale direzione prenderà il mondo nel caso in cui vincesse, come dicono molti sondaggi oggi, Donald Trump. Sicuramente ci sarebbe una virata abbastanza netta, perché in questo caso Donald Trump arriverebbe molto più preparato a quel traguardo e probabilmente la politica estera americana cambierebbe sensibilmente e lo scenario dei conflitti ridefinirebbe abbastanza rapidamente, magari conducendo insomma a una pacificazione abbastanza rapida sul fronte russo-ucraino, ma con ovviamente una serie di ulteriori conseguenze che in ogni caso non ci porterebbero verso un clima molto, molto più pacifico. Secondo i dati raccolti da Freedom House, che è una delle tante organizzazioni che si occupa di misurare appunto la diffusione della libertà nel mondo, per il 18° anno consecutivo la libertà nel mondo, le condizioni di democraticità avrebbero fatto segnare un peggioramento. Questi dati sono un po' allarmistici, devono essere presi sempre un po' con le pinze. Un elemento rilevante che incide sul fatto che ci siano soltanto il 20% della popolazione mondiale che vive in stati liberi, in democrazie, è dovuto al fatto che oggi, negli ultimi 7-8 anni, l'India ha subito una
una svolta in senso nazionalistico con un forte ridimensionamento dei diritti delle minoranze. Sono dati che vanno presi fino ad un certo punto, sicuramente la dimensione, la spinta nazionalistica sarà qualcosa che ci accompagnerà nei prossimi anni, soprattutto nelle aree extra europee, anche in quelle europee da un certo punto di vista, però questo è sicuramente un elemento rilevante. Questi non sono sicuramente elementi molto tranquillizzanti, perché forse anche a causa della democratizzazione il mondo di domani sarà un po' meno pacifico. Io penso che al di là di questo l'errore di noi che viviamo in società democratiche avanzate sia quello, e qui mi ricollego anche a quello che diceva De Bortoli all'inizio del nostro incontro, sarebbe quello di considerare il nostro futuro come segnato da una nuova guerra fredda in cui le democrazie dovranno combattere contro un mondo non democratico. Dovremo imparare a convivere con potenze che non sono democratiche o quantomeno non lo sono nel senso occidentale, evitando il più possibile di costruire, di riprodurre un conflitto ideologico che inevitabilmente ci verrebbe in una posizione minoritaria in un mondo così popolato da potenze extraeuropee con un enorme potenziale demografico, con un enorme potenziale di crescita economica nel futuro. E dovremo cioè imparare a convivere con un mondo che non è democratico come vorremmo, con un mondo che ha dei valori politici anche distanti dai nostri, sapendo insomma distinguere fra vari tipi di interlocutori e anche fra vari, anche forse imparando a convivere con modalità di concepire la democrazia molto diverse da quelle occidentali. E non è naturalmente una cosa facile, perché non siamo abituati a farlo da almeno 5 secoli. Finisco con un aneddoto che può essere significativo. Dunque, secondo l'indagine sulla qualità dei sistemi democratici fatta dall'Economist, il nostro paese non è una democrazia compiuta. La Svizzera è una democrazia compiuta. Io ho partecipato a un dibattito svizzero in cui mi hanno detto: insomma, noi siamo una democrazia compiuta e voi non siete una democrazia compiuta. Io ho detto: scusate, quando avete dato il diritto al voto alle donne? Nel 1972. Noi nel 46, quindi forse qualche passo avanti l'abbiamo fatto. Insomma, è giusto chiamare al voto su tutto i cittadini? Io penso che un sistema di democrazia diretta come quello svizzero sia difficilmente. Pensate che gli svizzeri hanno ancora 2 cantoni nei quali non c'è il consiglio comunale, ma c'è l'assemblea comunale, che sono quello di Glarona e di Alpenzello. Cioè, per decidere cosa deve fare il comune, non c'è il consiglio comunale, ma c'è l'assemblea di tutti i cittadini. Allora ho chiesto: ma quando partecipano però? E quando ci hanno pagato le tasse? Va bene, però anche questo è un limite, se volete. Cioè, allora, per dire che un sistema come quello svizzero, che io trovo straordinario, qual è la grande preoccupazione? Che i giovani non votano più. I giovani non ci credono più. Dice: ci chiamate a votare su questioni anche a volte relativamente piccole, come per esempio, non so, le corna sui sentieri di montagna, e sui grandi temi che riguardano la transizione energetica non ci chiamate. Tra l'altro, proprio oggi c'è una
un procedimento della Corte dei diritti umani, che è tra l'altro contro la Svizzera, perché sono fatto proprio nei giorni svizzeri, dicendo che è la prima volta, tra l'altro, e questo bisogna dire che è frutto della sensibilità civica svizzera, che dicono che a un certo momento il fatto che il clima peggiori incide sui diritti umani. La prima volta che viene fatta, diciamo, una equivalenza di questo tipo. Beh, insomma, poi per dire che alla fine l'importante è che esista questa coscienza civica, questa etica pubblica, questo senso del fatto che partecipiamo a qualcosa che riguarda il bene pubblico. Purtroppo in questi anni l'idea di bene pubblico è passata come la sommatoria degli interessi privati, ma non è così. Io mi fermerei qua. Grazie. Allora, noi come vedete ci ostiniamo a portarle, che diceva che non facciamo uscire le persone di casa, però siamo andati un po' lunghi. Se ci sono due domande telegrafiche per i relatori, ma cose molto brevi, grazie. Parlo pure da qui o... Se vuole, c'è un microfono. Comunque ha una voce... Ha una voce tonante, potrebbe anche parlare da lì. Io ringrazio innanzitutto per questa serata, che molti potrebbero considerare tempo perso. Invece io ritengo che queste serate siano occasioni di crescita e di arricchimento culturale e informativo. Giornalista sono e quindi a De Bortoli faccio qualche domanda da collega, chiamiamolo così. Professore mi risulta un po' più difficile, ma anche se ho condiviso molte delle cose che ha detto, ovviamente. Incontrando nei giorni scorsi Calenda e avendo assistito alla presentazione del suo libro Il Patto, ho condiviso molte delle sue elaborazioni, delle sue osservazioni, delle sue analisi, e al termine gli ho fatto anche a lui una domanda. Ma siccome tu sostieni che punti fondamentali in questo paese sono tre, sono la sanità, sono la scuola, il salario, ma come mai queste cose che dovrebbero essere patrimonio comune, poi i voti non li prendi? I voti non li prendi, perché i voti li prendono questi populisti di destra o di sinistra che si dividono l'elettorato italiano. Un altro passaggio, sempre riferito a De Bortoli. Noi abbiamo creato il sindaco eletto direttamente dal popolo, ed ora la Meloni vuole eleggere il premier, il sindaco d'Italia, che scassa tutti quelli che sono i poteri e evidentemente cambia tutto un architrave democratico che la Costituzione aveva sempre garantito con i compiti e quant'altro. Allora io dico, ma lo stesso Consiglio Comunale è stato svuotato di contenuti, perché conta il sindaco, conta la Giunta, il Consiglio Comunale non conta più niente, o quasi. Allora io dico, questa non è una democrazia che si è autodistrutta da sola, in buona sostanza. I cittadini non partecipano più, non partecipano più perché dibattiti come questi si sentono in TV, alla televisione poi ci si allontana a bere qualcosa, se no si è distratti perché il telefonino suona, cioè ci sono tutte queste cose. Mentre nei paesi, anche più grossi, anche della provincia di Brescia, ce ne sono alcuni, questi dibattiti non si tengono mai. E allora condivido con De Bortoli, magari tornassimo alla prima Repubblica, dove c'era una scuola, dove la classe dirigente veniva preparata, nelle scuole politiche, nelle scuole di partito. Oggi invece si va alla strada, si prende il primo e dice, oh, questo qui può avere un po' di voti, e lo stesso Vannacci può essere utile, perché siccome ne hanno parlato in Italia lo mettiamo magari in lista. Siamo arrivati, ma dove vogliamo andare, De Bortoli? Okay. Ferruccio, chiaro. Ti fermo. Grazie. Grazie, raccogliamo magari un'altra domanda e poi facciamo una risposta collettiva molto finale, se c'è qualcun altro che voleva sollevare. Nessun altro? E allora raccogliamo il gentile intervento molto, molto velocemente. Prego. Ma intanto
Qui bisognerebbe dire la verità agli italiani, perché questo è un paese che vive al di sopra delle proprie possibilità. Ci può fare. È un paese che vive al di sopra delle proprie possibilità. Si è parlato molto del Servizio Sanitario Nazionale. Ma quanti italiani pagano un euro per il Servizio Sanitario Nazionale? 50% degli italiani non paga un euro di IRPEF. Vabbè, benissimo. Continuiamo a indebitarci, tanto ormai. Queste cose forse sarebbe al caso anche di dirle, insomma, no? A questo punto. E trovo che, per esempio, la legge elettorale del sindaco ha funzionato per certi versi, questo dobbiamo dirlo, insomma. Poi adesso c'è una discussione sul limite dei due mandati, che poi fra il secondo mandato è sempre un po' incalando, insomma. Però svuotare del tutto un Parlamento che dovrebbe essere fatto anche di persone che rappresentano porzioni di società e sono portatrici di esperienze e anche di competenze, dovrebbe essere un elemento nel quale poi a un certo momento si fanno le leggi, perché se no a un certo momento un mandato in bianco ad un Premier che tra l'altro ha anche la possibilità di sciogliere il Parlamento, quindi... Per esempio, adesso andiamo alle elezioni europee, non la faccio lunga perché l'ora è, ma le liste bloccate, che sono un danno, perché ormai l'elettore non sceglie più il suo rappresentante, sarebbero utili a livello europeo, nel senso che io metto delle persone che vanno lì, dovrebbero andare tutti a difendere gli interessi. Se io metto uno che va lì, anche un giornalista che sta lì una volta e poi torna indietro perché poi non contano più nulla, insomma faccio i danni del paese. Insomma, ci sono altri paesi che addirittura i candidati li selezionano prima e li mettono a fare uno stage con gli uscenti in modo che arrivino con i dossier già conosciuti, perché poi alla fine... Quando vanno là devono fare gli interessi del paese e se non sanno la materia, cos'è? Mando quello che fa il clown, non serve assolutamente a nulla. E quindi io penso che un po' di serietà anche nella proposta politica, poi dopo ben vengano quelli che dicono anche delle amare verità. Io sono anche convinto che si possa avere dei voti anche dicendo onestamente come stanno le cose. Speriamo da questo punto che possa essere anche così. Va bene, grazie a tutti, buona serata, torneremo su questi temi.